Buona giornata amici di Grand Prix, e che giornata, questa ultima puntata 99, perché avremo in diretta da Vallelunga degli ospiti con Claudia Peroni, ciao Claudia, Luca di Montezemolo prima e Mika Schumacher poi, e Claudia subito, Luca di Montezemolo in un'atmosfera di grande festa Ferrari, questo finale mondiale del Challenge 355 che lancia il Challenge del 2000 con la nuova Modena 360 spettacolare. Allora, Luca di Montezemolo, presidente Ferrari, un momento di rilassamento anche per poter decantare tensioni e magari contraddizioni di questa stagione, questa festa di Vallelunga? Sì, io sono molto molto contento perché oggi è veramente un'atmosfera stupenda, tantissima gente, un grande entusiasmo intorno alla Ferrari per festeggiare non solo tanti clienti venuti da tutto il mondo con le loro macchine, macchine d'epoca e macchine attuali, non solo la finale del Challenge, ma anche un campionato del mondo costruttori che per una casa automobilistica come la nostra, l'ultimo del millennio, è un fatto importantissimo, cercato, voluto con grande determinazione dopo un anno difficilissimo, senza Schumacher, per 6 gare, meglio dire 7, dopo 16 anni, quindi una bella festa e mi fa piacere di vedere che il pubblico ha saputo ben interpretare questo titolo e questa nostra annata. Bene Andrea, pensa che qui sono oltre 30.000 spettatori, puoi immaginarlo, con Schumacher, Mika Salo, Badoer e comunque tutta la squadra della Ferrari. E allora io vorrei chiederle, Presidente, durante la conferenza stampa lei ha detto proprio che i piloti devono amare la Ferrari, così come la amano tutti questi che sono presenti a questa manifestazione. In che modo la devono amare? La devono amare prima di tutto sentendosi onorati e ringraziando Dio che guidano una Ferrari. Vero. Di rendersi conto che la Ferrari non è soltanto una scuderia come le altre, ma è un'azienda con tanta passione, con tanta storia e con tanto rispetto intorno, e poi è italiana con tutte quelle componenti tipiche dell'italianità. Quindi io ho la Ferrari nel cuore, per me la Ferrari è tutto, e pretendo che non solo i piloti, ma chiunque lavora con la per e con la Ferrari si renda conto di questo e si comporti di conseguenza. Claudia, purtroppo diretta, devo lanciare la pubblicità, fra poco saremo di nuovo insieme a Luca di Montezemolo, che ringrazio di questa presenza così prestigiosa e importante, a fra poco. Rewind. Tisso, one more time. Keanu Reeves è Johnny Key. Johnny Mnemonic. La sua capacità di memoria? Nel suo cervello 80 giga di memoria artificiale. Lo sento il cervello che sta per esplodere. Non ha più un passato. Mi è sembrato di vedere un ricordo. Non ha più un futuro. Sono morto se non mi tolgo questa roba dalla testa. Johnny Mnemonic. Io la rivoglio tutta la mia memoria. Domani sera 20:45 Italia 1. Tempo scaduto. Mentos, the fresh maker. Una macchina nuova bellissima che fa impazzire le ragazze. Cabrio. Rossa. E io ho comprato un nuovo Clea. Nuovo Clea con vitamina E, senza porfora. I risultati si vedono e si toccano. La vuoi sentire una storia? Vuoi dire che Tell e Desdemona si sono sposati anche se il vecchio non voleva? Io odio il Moro. Iago ha messo in testa Otello che ti stanno a fare corna con Cassio. Guardatevi dalla gelosia. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. In nome di Dio, voi mi insultate a torto. Io ti ucciderò e poi chiamerò ancora. E alla fine l'ha uccisa? No, Otello ha creduto a Desdemona e ha cacciato Iago dalla band. I nuovi telefoni cellulari Telit. Dal regista di Highlander e l'uomo ombra, la corsa contro il tempo di due detective a caccia di un assassino spietato. Tremate, lui sta arrivando. Resurrection, nei cinema. Ah, i pavesini, quando vuoi, quanti ne vuoi? Solo farina, uova, zucchero,
senza un grammo di grassi in più. Buoni e leggeri di natura. Per questo è sempre l'ora dei pavesini. Peugeot 406. Nuovi motori HDI Common Rail. Farsi notare senza far rumore. Tanto da dire, c'è Long Team, solo 170 lire al minuto. L'amore costa caro. 170 lire al minuto. Allora Marcello, dobbiamo fare le squadre. Dai, facciamo le squadre. Facciamo dai. La vecchia. Dai. Scegli, parli, dispar, dai. Tam, vai, fai, hai vinto te. Zaccheroni. Zaccheroni. Sei interista te su. Se tu giochi contro di me. Vabbè, vabbè, allora se te scegli Zaccheroni, io prendo Pavarotti come cantante. Perfetto, io Ancelotti. Sport, spettacolo, impegno sociale, nazionale cantanti e allenatori di Serie A giocano insieme a squadre miste. Noi ci siamo. Giovedì alle 20.40 dal Tardini di Parma, in diretta su Italia 1. Ma la tua mamma ti ci manda la sera tardi? Io gliel'ho chiesto. A me mi ci manda la mia mamma. Sicuro? Filippo Esterelli. The time. Anche oggi, come d'abitudine, è arrivata l'ora di collegarsi, ma è incredibile, precisa al millesimo di secondo, c'è anche oggi un'emergenza. E per la terza volta devo risponderti che c'era un'emergenza, Andrea. Ora, grazie al mio Filippo Esterelli, la bomba è disinnescata. Si può ripartire in sicurezza, come dopo aver controllato freni, olio, candele e pressione delle gomme alla propria auto. E sai perché parlo di auto? Perché anche oggi voglio dimostrarti che un orologio è simile a un'automobile e un Filippo Esterelli ricorda sempre un'auto di gran razza, anche se piccola. Guarda questo SE, non ti sembra una city car per signora? Una di quelle vetture eleganti e sofisticate che girano per le nostre città? Anche questo Filippo Esterelli ha il motore, è il movimento, ha la batteria, ha il parabrezza e i tergicristalli. Sono il vetro antigraffio e le lancette. Vuoi qualcosa di più semplice ed essenziale? Guarda il body art, non assomiglia a un'utilitaria, ma una di quelle con forte personalità. Solo il prezzo è diverso da quello di un'auto. Chiavi in mano costa solo 130.000 lire. Non c'è il 2 senza il 3. Per la terza volta Katia si è riuscita a dimostrarmi che gli orologi sono come le auto. Forse un giorno avremo anche un campionato del mondo per orologi. E sono sicuro che Filippo Esterelli avrebbe il palmarès più ricco e la tifoseria più accesa. In poche parole, Filippo Esterelli, orologi per tutti nelle migliori gioiellerie e orologerie. Chiamate i numeri in sovraimpressione per sapere qual è quella più vicina a casa vostra. Eccoci. Ieri sera, grande serata, una festa magnifica, magica, avvocato Montezemolo, presente anche Schumacher. Allora io approfitterei per chiederle questo. E allora, i pregi di Schumacher noi li conosciamo molto bene, ma tra i difetti, dopo le sue ultimissime dichiarazioni ulteriori su Irvine, allora c'è questa cattiva comunicazione, lo dovete proprio mandare a scuola. Ma intanto bisogna vedere anche se è cattiva la traduzione, perché questo bisogna stare attenti. E poi ho detto che un po' di scuola di comunicazione potrà essergli utile.
Senta, questo mondiale costruttori, questo titolo che per lei è il primo, è l'inizio di una lunga serie, quindi possiamo pensare di averla ancora per molti anni alla Ferrari, oppure effettivamente, come ha dato a intendere, ci potrebbe essere un cambiamento? Ma io credo che gli uomini, qualunque ruolo abbiano, passano e la Ferrari resta. Mi auguro per la Ferrari che questo titolo importantissimo per dei costruttori, avendo battuto dei costruttori prestigiosi, sia il primo di una lunga serie. Jean Todt è stato messo molto in discussione da parecchia gente. Io le chiedo, c'è stato mai un attimo in cui anche lei ha avuto delle perplessità? No. Mai? Mai. Certo, e quindi ha riconfermato la squadra, lo ha detto, squadra che vince non si cambia, ha fatto un bilancio. Ma allora che cosa si può ancora migliorare in seno alla Ferrari per il 2000 per poterlo vincere questo mondiale, questo benedetto mondiale con Schumacher? Ma io penso che nel nostro lavoro ci sia da migliorare tutti i giorni. Bisogna migliorare la macchina, bisogna migliorare l'organizzazione, bisogna migliorare i dettagli, anche se io vorrei dire che è una macchina che su 32 partenze si è fermata solo due volte per problemi tecnici, vuol dire che ha dietro un lavoro di uomini, di metodo, di grande qualità. Claudia, scusami. Che cosa ha perso con Irvine, la Ferrari, e che cosa ha guadagnato con Barrichello? Sì, Andrea? Un ragazzo simpatico, un ragazzo che ha fatto una grandissima stagione, anche se nella vita purtroppo le favole, le belle favole, poi è difficile che diventino realtà, a cui auguro un grande successo, basta che non ci batta a noi nella sua nuova carriera, e con Barrichello un giovane vecchio che è in un momento importante della sua carriera, che spero sappia approfittare bene del salto verso una grande squadra. A te, ecco, Andrea. Claudia, due flash per Montezemolo. La 360 Modena Challenge è bellissima, per me più bella della Formula 1. I vostri clienti sportivi come hanno giudicato? Sono d'accordo. Come hanno giudicato, mi fa piacere, come hanno giudicato tutte queste controversie di finale di stagione, i vostri clienti sportivi? Guardi, i nostri clienti sportivi, soprattutto quelli che vengono da tutto il mondo, hanno giudicato una grande vittoria e sono stati molto contenti di poter dire la Ferrari, la squadra, la casa costruttrice è campione del mondo. Molto bene. Montezemolo, presidente, un saluto, un ringraziamento. Avremo Schumacher fra poco e speriamo che il corso, Andrea, di comunicazione sia in italiano e non in tedesco, eh? Va bene, va bene, va bene. Questa è dura, ma sono d'accordo che deve avvenire. Allora, abbiamo la fascia di questa parte di Grand Prix e poi ritorniamo insieme di nuovo con Schumacher nella conclusione di questa fantastica puntata. Fra poco. Melandri, ingenuo, soltanto all'ultimo giro tenta la mossa disperata di rallentare Alzamora e lo fa troppo platealmente. Melandri anche scorretto? Questa manovra gli è costata una multa per guida pericolosa e la critica quasi unanime del circo a due ruote. Ma quest'altra immagine, stessa curva, da un altro punto di vista, sembra assolverlo. I due non sono così vicini. È esagerato affermare che Marco cercasse intenzionalmente lo scontro. E, del resto, la corsa di Buenos Aires non compromette il giudizio sul 17enne di Ravenna, il migliore per la 125. Però c'è un campanello d'allarme che trilla. Ricordate, stessa pista, stesso ultimo giro, e un altro pilota italiano, Capirossi, contro Arada, il finale col botto della 2,5 un anno fa. Capirossi ha fatto scuola? Non esageriamo, anche Cadalore e Bradl a Misano nel 91 erano da sanzionare. Che spallate, roba da rugbisti. Il fine giustifica i mezzi? A noi non piace, ma del resto non mancano i cattivi esempi e la Formula 1 è regina del finale col sospetto. Intanto se la gode la Spagna, che con Alzamora e Crivillier porta a casa due titoli su tre. Già, la Spagna non era mai riuscita a conquistare la 500, neppure con Sito Pons, che aveva regnato in 2,5 alla fine degli anni 80. Alex Crivillier non sarà il più forte campione della storia, ha sempre subito Doohan e qualche volta lo ha anche abbattuto. 8 stagioni ha faticato per agguantare il numero 1, però conta poco, il campione è lui. E la Spagna merita questa soddisfazione, merita anche il raddoppio con la 125 di Emilio Alzamora.
In Europa, dietro all'Italia, c'è proprio la Spagna. Anche se i tempi eroici di Nieto, di Martinez, sono quasi dimenticati, anche se la debole industria nazionale è in mano ai capitali giapponesi. Passione, entusiasmo, competenza, finanziatori coraggiosi, la derby che ritorna e l'umiltà di affidarsi ai giapponesi, con Crivillier, oppure agli italiani, con Alzamora, perché il suo tecnico è il riminese Massimo Matteoni. Ma anche Angel Nieto ha fatto la sua parte. Lui, il 13 volte campione del mondo delle minime cilindrate, appassionato al punto da far correre figli e nipote, al neocampione ha passato il suo principio. Un pilota non è un cavron. Mira, quando gli altri affondano la testa nella carenatura, tu tienila bella dritta e ragiona. Valentino Rossi a ruota più o meno libera. A una settimana dalla fine del mondiale e a poche ore, si spera, dall'annuncio ufficiale sul suo futuro, Vale si distrae e si diverte all'X-Race di Misano, una sfida in varie specialità tra i piloti. Ma qualche battuta sul fresco passato e su ciò che verrà ci scappa. All'inizio è stata un po' difficile perché eravamo un po' sfortunati. E poi però quando siamo tornati in Europa è cominciato ad andare tutto per il verso giusto e dopo... Ho vinto molte gare, sono riuscito a riagguantare Ukawa e vincere il mondiale, quindi alla fine è andata in crescendo. Hai sempre avuto la sensazione di avere in pugno la situazione? Ma solo in Francia, quando è scesa la catena, lì è stata dura. Sennò nelle altre parti della stagione più o meno, sì. Adesso poi nel finale di stagione avevi solo da gestire quel grosso vantaggio. Avevi già magari... qualche distrazione che ti frullava per la testa? No, beh, no. Quando c'è di mezzo un mondiale puoi avere tutto il vantaggio che vuoi. È sempre la concentrazione, non la perdi mai. Senti, adesso a 20 anni hai praticamente il mondo in tasca. Come ti fa sentire questa cosa? Speriamo che continui così per altri 40. Senti, il tuo amico Melandri che vorrebbe venire a fare un po'... il valzer insieme a te, no? A ballare insieme in questa 250, come lo vedresti? Beh, penso che ormai sia fatto, da quello che leggo sui giornali, quindi sarà da divertirsi. Ah, parli tu per lui, invece tu eventualmente in 500? Ah, non lo so, boh, sarà un po' più dura sicuramente se farò la 500 che la 250, però ci saranno altri obiettivi. Siccome l'ultima puntata di Grand Prix, hai da dire qualcosa a tutti i milioni di telespettatori che l'hanno guardato e seguito quest'anno? E cosa devo dire? Che ci vediamo, speriamo di vederci l'anno prossimo e speriamo che sia che faccia la 2,5 o la 500, facciano il tifo per me. Ah, continueranno a farlo di certo. Speriamo. SL 1000 Falco si allarga la gamma delle grosse bicilindriche Aprilia. La nota RSV è una sportiva estrema. Questa nuova SL punta su agilità, leggerezza e un certo grado di comfort, con analoghe prestazioni. Inedito look, nuovo telaio e doppio scarico per il raffinato bicilindrico a iniezione. La RSV ha ottenuto un gran successo per il suo equilibrio ciclistico, la potenza del motore e l'efficiente aerodinamica. La SL, più leggera e più dolce nell'erogazione, è versatile e meno impegnativa da guidare. È in arrivo ai concessionari, costa 9.900.000 lire, punta sul fascino e sulla tecnologia. Il bicilindrico V60, 118 cavalli a 9.500 giri, è bialbero, 8 valvole, con la gestione elettronica per l'iniezione e doppio contralbero di bilanciamento. Il cambio è a 6 marce e la velocità massima è superiore ai 250 orari. Spigoli e curve nella linea del cupolino con il triplo gruppo ottico anteriore. Nuovo telaio rettilineo con un disegno che agevola il raffreddamento del motore. Più snella la linea di coda con il doppio scarico e per far posto al passeggero un gesto via il guscio e sulla sella.
190 kg a secco per la SL1000, ben distribuiti sulle due ruote da 17 per divertirsi con ogni ritmo di guida. Telaio e forcellone sono in lega d'alluminio e magnesio. La forcella rovesciata e l'ammortizzatore posteriore ad intervento progressivo sono completamente regolabili. Il pianto frenante a tre dischi è Brembo Oro. Qui non è obbligatorio andare forte, la SL è piacevole anche nel turismo, ma la personalità sportiva Aprilia, quando occorre, fa scintille. Grande moto, la SL1000, Falco per la sua rapidità di azione, frenata superba, entrate decise, ottimo grip, valide sospensioni e buona motricità fuori dalle curve, il suo terreno ideale, le strade tecniche, i percorsi appenninici, dove con la sua agilità non teme confronti. I miei consigli, il casco in testa ben allacciato, le luci accese anche di giorno e prudenza, sempre! Amici di Grand Prix, adesso avete un attimo di pubblicità, ma restate con noi perché c'è già Michael Schumacher, lo vedete, con Claudia Peroni che ci aspetta là da Vallelunga in diretta per vostra disposizione e tutta la parte finale di Grand Prix sarà con lui. A fra poco, restate con noi. Rewind. Tissot, one more time. L'eroe del furto è stato incastrato. Da questo momento diventerai uno di noi. Cosa? Ora, per salvarsi da una congiura internazionale... La tarantola è l'emblema della nostra fiera organizzazione. Ha poche ore a disposizione. Più il tatuaggio diventa rosso, più il veleno farà effetto. E un solo amico. In prima visione TV... Non potrai mai vincere contro Gordon. Finora non ho mai perso in vita mia. Lupin, nome in codice Tarantola. Questa sera 20:35, Italia 1. Centax? Peccato! Per non perdere un acquisto, Centax è il sistema più sicuro per accettare un assegno. In un attimo, con Centax, la vendita è assicurata. Centax, oltre 50.000 esercizi convenzionati. Aderisci anche tu. 155? Salve Loredana, grazie, mi è arrivato il CD libero di Infostrada per entrare gratis in internet. Che devo fare? È autoinstallante. Fantastico! Chiama l'155 e fatti mandare a casa il CD-ROM. È gratis. Infostrada, chiedici di più. Baileys, fate scegliere i vostri sensi. Nuove Oats, nuovi astucci fuori, nuove caramelle dentro, senza zucchero. Davos, una nuova, intensa sensazione. Steve Martin. Bene. Quando urlo azione, tu cominci a correre dal punto A, che sta laggiù, al punto B, che sta qui. Eddie Murphy. Ma non è che rischio di finire sotto, no? No. Bowfinger. I remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you. Nuova Fiat Punto. Nuova specie. Venite a provarla presso concessionarie e succursali Fiat. Da sempre Mulino Bianco sceglie fra queste spighe dorate il dono più ricco della natura. Il chicco di grano. E solo da un chicco, il più puro, nascono le fette biscottate Mulino Bianco, tostate con cura, fragranti, per ritrovare ogni giorno il sapore della genuinità.
Fette biscottate Mulino Bianco. Dal grano con amore. Dal 1896, il classico inatteso. Philippe Esterel, Take the Time. Eccoci allora per questa parte finale di Grand Prix. Michael Schumacher, lo vedete già nello studio di Vallelunga con Claudia Peroni. Benvenuto Michael da una parte, in un momento teoricamente di relax in questa giornata di grande festa Ferrari. Lanciando Mica, ecco Michael, solo il mondo Ferrari può creare una festa come quella che stai vivendo oggi a Vallelunga. Benvenuto. Il mondo Ferrari, vorrei aggiungere Andrea anche il fatto che ci sia qui Michael Schumacher, perché me lo confermavano, mai come quest'anno c'è stato così tanto pubblico, ed anzi io vorrei cogliere l'occasione per sottolineare come noi siamo amici di Michael Schumacher, quindi ci teniamo chiaramente a mantenere questa amicizia. I would like to underline that we are, our program, our television is a good friend of Michael Schumacher, so we, for sure, we apologize that we continue to work together in the right way. I hope so. Sì, mi auguro sure, che sia così. For sure, it will be like that. Anyway, first of all, how are you? Come stai, Michael? Sappiamo che sei stato, hai avuto recentemente un piccolo intervento, ti hanno tolto due chiodi alla gamba, tutto ok? Everything ok? We know that you had a recent new operation. Everything is ok now? Yes, everything basically. Sì, direi che tutto va bene. I was thinking coming back from Suzuka. Tornando da Suzuka. Ho avuto una vita abbastanza tranquilla, ho fatto quello che dovevo fare a Suzuka in tutti i momenti e alla fine, quando poi ho lasciato l'ospedale dopo questo intervento, ho sentito di questo casino, senza tra l'altro capire quello che fosse successo, e anche le reti televisive hanno parzialmente iniziato questo casino che è stato un po' spiacevole per me. Sfortunatamente forse il tutto non è stato gestito al meglio. Io credo di avere finito bene, abbiamo vinto il titolo costruttori, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, alla fine bisogna accettare che Häkkinen ha vinto la gara, e era più veloce di Eddie Irvine di molto. Quindi questa è la ragione per la quale non abbiamo vinto il titolo dei piloti, anche se abbiamo tentato tutto il possibile, ci sono però dei limiti e oggi dobbiamo concentrarci sulla prossima stagione. Yes, and we are happy, like I said before, that you are here with us right now. Siamo, lo vorrei ripetere, che quindi noi siamo molto contenti che tu ci hai concesso questo intervento. Lo abbiamo capito, Claudia, allora, sì. Che cosa manca ancora alla Ferrari perché possa vincere questo mondiale nel 2000, visto che ormai tutti lo danno quasi per scontato? What is still missing for Ferrari to be perfect for 2000? Ma è molto facile, vogliamo vincere i due titoli mondiali, e questo è il nostro obiettivo. Ci abbiamo provato anche con l'ultima gara a Suzuka, ma come detto, sfortunatamente non eravamo sufficientemente forti e cercheremo di nuovo di produrre una buona auto, di essere competitivi dall'inizio della stagione, cosa che non è successo onestamente quest'anno. Di conseguenza io sono personalmente ottimista, sulla base di quello che ho visto, anche sulla base degli sviluppi della nuova macchina, penso che lo potremo fare nel 2000. Your new teammate, Rubens Barrichello, il tuo nuovo compagno di squadra, che cosa gli dai, tre consigli? Can you give three, can you suggest three things to him to be in Ferrari, because I think it's not Ma avrei due suggerimenti: di andare velocemente e di non fare incidenti. It's enough, okay. And what do you think is going to lose? You are going to lose without Eddie Irvine, and what you have to gain with Barrichello? Che cosa pensi di aver perso con Irvine e che cosa pensi di guadagnare con un compagno come Barrichello?
E sicuramente abbiamo avuto delle ottime stagioni con Eddie, c'è stata un'ottima partnership. Dal punto di vista sociale abbiamo condotto vite diverse, sono un uomo sposato, lui ha una vita diversa dalla mia, ma come team, come squadra abbiamo lavorato bene insieme. Mi ha sostenuto per molti anni, quest'anno sono stato in grado di sostituire lui. Ed è difficile andare d'accordo con te? Lui mi ha sostenuto in quanto ero il pilota più veloce, ha avuto le stesse opportunità mie, questo è valso per tutti gli anni. Ed è stato in grado di vincere il campionato, poteva vincerlo, ma quando ero davanti io è chiaro che ci si concentrava su di me. Attualmente vedremo con Rubens, vedremo come sarà la situazione. È naturale che se lui dovesse essere più veloce di me sarà più veloce, a quel punto dovrò essere io a sostenere lui, se sarà più lento sarà lui a sostenere me. You think you will have problem with Barrichello? Come caratterialmente pensi di aver problemi con Barrichello? Ma non aspetto difficoltà, conosco Rubens in quanto corre già in Formula 1, non c'è un rapporto strettissimo, però abbiamo già dei contatti, sembra essere una persona deliziosa e abbiamo forse anche degli interessi più in comune e vedremo cosa accadrà. È chiaro che è diverso quando si corre nella stessa squadra o si è in squadre diverse. Claudia, vorrei... Sì, Michael, la stampa brasiliana può essere, per carattere cagliente, peggiore alle volte di quella italiana. Questo ti preoccupa pensando che Barrichello è brasiliano, naturalmente? This was a question in Italian. I understood half of it, but not full. So you have to. No. I think it's going to be a problem that Barrichello is from Brazil. And, you know, Brazil, the press of Brazil is pressing, pushing a lot for him, his driver. Ma saranno tutte esperienze nuove, dovremo vedere. Non hai mai avuto compagno brasiliano. Dovremo quindi vedere come la stampa italiana e la stampa brasiliana comunicheranno tra loro. Magari ci potranno essere delle lotte interessanti tra questi due paesi, oppure una buona collaborazione, vedremo. And one thing, you are German, you live in Switzerland. And you race for an Italian team. So where you really feel at home? Tu sei tedesco, vivi in Svizzera e corri per una squadra italiana, ma quando ti senti veramente a casa, dove? Casa mia dove vivo con la mia famiglia, quindi in Svizzera, in quanto posso condurre una vita piacevole, in quanto nella vita privata si vuole avere una certa libertà e onestamente in Italia sarebbe molto difficile per me poter andare in giro con la mia famiglia, ci sarebbero troppi paparazzi in giro, troppe persone interessate magari a contattarmi, quindi direi che per me la Svizzera è un buon paese dove posso vivere. And you know you have of course a lot of fans. So first of all many people still asking themselves why you are still not really talking in Italian. Molti si chiedono come mai ancora non parli italiano, molti dei suoi fans. It's very easy because every molto year, semplice in quanto ogni anno ho iniziato con dei corsi di italiano e sono migliorato magari durante l'inverno. Poi non saprei dire in percentuale, comunque direi che il 20% del mio tempo è dedicato, o forse anche meno del 20%, comunque dedicato a persone con le quali potrei parlare in italiano. Nell'80% del tempo, ebbene, sto con la famiglia, sto con le persone con cui parlo inglese o tedesco. Quindi se uno non è esposto costantemente alla pratica, è chiaro che a quel punto si perde quello che si è imparato. E questa è la mia difficoltà. In quanto io cerco, miglioro, poi perdo tutto di nuovo. Non vivo in Italia e quindi non sono esposto a sufficienza. Claudia, ripeto, sarebbe impossibile vivere in Italia, in quanto non potrei accettare di essere costantemente sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Michael, we have to conclude, thanking you very much, but just one question. We are close to Christmas.
you will be under your trees, Christmas trees, with your two nice children. And a phrase to the press, Italian press people, the good one and the bad one, brackets, to make the winter in a very nice Christmas atmosphere to your championship 2000. Una frase verso la stampa italiana, quella buona e quella cattiva, pensando all'albero di Natale e i tuoi due figli, un'atmosfera natalizia in proiezione del tuo campionato del mondo del 2000 per la stampa italiana. Michael. Quella è la nostra telecamera. This is our camera, if you want to speak to the camera. Dovrei dire la stessa cosa che dico tutti gli anni. Buon anno per un'altra stagione 2000 e proverò vincere il campionato per tutti i tifosi. Grazie. In italiano, grazie. Grazie Michael, grazie Claudia Peroni, un saluto a tutti quanti, buona giornata lì a Vallelunga e vorrei sottolineare, grazie a tutti voi che ci avete seguito, lavoreremo alla grande perché l'ultima puntata di Grand Prix ci sentiremo a febbraio dell'anno prossimo, ma naturalmente studio Italia 1 Sport, saremo sempre legati a voi nelle varie trasmissioni, vi ricordo il magazine di sabato alle 13 e poi avremo il giovedì sera come al solito per affrontare poi le prove invernali della Formula 1, il Motor Show, e la redazione Motori lavorerà alla grande, quindi un saluto a tutti quanti, abbiamo avuto 73 puntate quest'anno tra Grand Prix Night e Grand Prix di domenica, quindi un grande lavoro. Tutta la redazione a partire da Giorgio Terruzzi, Stefano Gatti, Pepi Cereda, Luca Budel, Alberto Porta, Giannino Della Fratina, Nico Cereghini, Fabio Vandone e Claudia che abbiamo appena sentito, ma anche tutti gli altri che sono alle spalle di quello che ci diciamo, i ragazzi del 99, la regia, la produzione, i tecnici audio e video, i cameraman, eccetera, eccetera. Tutti quanti, all'anno prossimo. Grand Prix.